Quasi tutti sanno qual è l'obiettivo normale, ma non tutti sanno qual è l'obiettivo anormale. Hai mai scattato una foto con un obiettivo anormale? Prima però di approfondire il concetto di obiettivo anormale, dobbiamo aver ben chiaro in testa quello che si intende quando si parla di obiettivo normale. Ad esempio, questa foto di Bresson scattata ad Alicante nel 1932 è realizzata con un obiettivo normale. Bresson utilizzava spesso questa lente, era indubbiamente l'obiettivo che preferiva, ma aveva anche uno speciale modo di utilizzarlo. Consentiva infatti alla fotografia di respirare, quasi come se fosse scattata con un obiettivo più corto, grandangolare, come ci riusciva attraverso il sapiente uso della composizione. La composizione ci consente infatti di cambiare la percezione dello spazio all'interno del quadro. La ritengo un argomento cardine per chi vuole esprimersi attraverso il linguaggio fotografico ed è per questo che ho scritto e girato un video di 30 minuti con molti esempi compositivi di famosi autori. È un video che mi è costato parecchie ore di ricerca e lavoro e quindi lo regalo solo a chi è veramente interessato. Se sei tra questi ti lascio il link alla mia newsletter in descrizione, registrati con la tua migliore email e lo riceverai subito. Tornando all'obiettivo normale, sono piuttosto certo che conoscerai già quali sono le sue caratteristiche, ma a me piace essere piuttosto precisino, quindi vediamo insieme la definizione esatta. Una lente normale è quella lente che ha una lunghezza focale pari alla diagonale del sensore. Considerando che un sensore full frame 24x36 mm ha una diagonale di 43 mm, allora possiamo dire che, seguendo la definizione di prima, la lente normale dovrebbe avere una lunghezza focale corrispondente a 43 mm. Ma tu mi dirai, che diavolo di lunghezza focale è 43 mm? Io non conosco un obiettivo 43 mm. Hai tutte le ragioni per sorprenderti, infatti nei corpi macchina full frame questa cifra viene sempre arrotondata a 50 mm. 50 mm è la lunghezza focale ritenuta normale in fotografia. Ma allora qual è la lunghezza focale di un obiettivo anormale? Non corriamo troppo. Prima finiamo di approfondire le caratteristiche di una lente normale. Abbiamo dato una definizione tecnica dell'obiettivo normale, ma ci interessa fino a un certo punto. Noi siamo fotografi, cerchiamo di capire perché nella pratica 50 mm è considerato normale. È necessario sapere che prima dell'arrivo sul mercato degli obiettivi zoom, che coprono diverse lunghezze focali, la prassi era vendere le fotocamere con abbinato l'obiettivo 50 mm. Anche per questo motivo molti grandi autori ci hanno regalato in passato delle fotografie scattate con questa lente. Ma perché scegliere una lente normale? Ci sono dei motivi validi? Certamente, ti dico quello che ritengo il più significativo. Le foto scattate con un 50 mm sul sensore full frame hanno un aspetto familiare. Il nostro occhio accoglie l'immagine prodotta con abitudine. Perché? Perché l'obiettivo 50 mm restituisce una prospettiva molto vicina a quella dell'occhio umano. Attenzione però, non è che l'obiettivo normale generi delle immagini simili alla realtà, ma piuttosto simili alla percezione che l'essere umano ha della realtà. La mosca e l'ornitorinco, per fare i primi due esempi che mi saltano in mente, sicuramente percepiscono la realtà in un modo diverso e la loro percezione di normalità sarà differente dalla nostra. Perché ti parlo di percezione di normalità? Perché la società ci indica costantemente cosa è normale e cosa non lo è. Si tende sempre a appiccicare su ogni cosa delle etichettine, anche perché così facendo dormiamo sogni più tranquilli. Quello che è differente non è normale e ci spaventa. Per cui noi, io, te e tutti gli altri, nessuno escluso, si nasce e cresce in questo sentiero già tracciato e chi prova a uscire dal seminato viene spesso etichettato come anormale. Se in bagno sono vestito in ciabatte a accappatoio, sono normale. Se invece in ciabatte a accappatoio e ci vuoi a fare la spesa al supermercato, o sono il Grande Lebowski, oppure non sono normale. Siccome in tutte le culture il concetto di normalità è spesso figlio di regole e pregiudizi, anche nella cultura fotografica si sono diffuse un po' per maldestro passaparola, un po' a causa del fatto che oggi tutti hanno un'opinione su tutto, eppure chi non è fotografo si mette a fare divulgazione, si sono diffuse delle dicerie e dei preconcetti che possono allontanare chi li adotta dalla vera e libera fotografia. E allora può succedere che ci capitino sotto gli occhi articoli o video con titoli del tipo "il miglior obiettivo per i ritratti", "il miglior obiettivo per scattare ritratti". Ma non è un po', scusami il termine poco signorile, una cazzata? Ma non sarebbe come chiedere a Beethoven, mi scusi, Beethoven, illustrissimo, che mi saprebbe dire qual è la nota migliore per comporre? Oppure, signor Monet, quale grandezza di pennello mi consiglia per dipingere un ritratto? Pirandello, Pirandello, scusi il disturbo, ma sa dirmi quale è la penna più adatta per scrivere una buona poesia? Non troveresti assurdo se qualcuno ti volesse convincere che per scrivere una poesia di qualità debba essere usata la penna a sfera blu? Ah, la penna stilografica nera non va bene, eh? Osa la penna nera perché non è adatta. Piglia quella a sfera blu. Con quella si scrivono delle poesie con un effetto bokeh dietro. Dai, su, se è vero come è vero che ogni ottica in fotografia, ma anche nel cinema, ha un suo linguaggio, perché dovrei limitare la mia possibilità espressiva utilizzandone solo
Una, è vero che esiste l'obiettivo normale, non sto mica dicendo il contrario, ma fortunatamente in fotografia, come nella vita, la normalità non esiste. Perché se in fotografia esistesse la normalità, dovrebbe esistere anche il contrario, la normalità. Ma cosa significa anormale? Vediamo cosa dice il dizionario a riguardo. Anormale è qualcosa che non rientra nella consuetudine, ovvero rappresenta un'infrazione a schemi, regole o norme mediante le quali si interpreta la realtà. Cacchio, come suona bene! Mi piace parecchio questa definizione. Perché? A te non ti piace? Preferiresti essere un fotografo che rientra nella consuetudine? Un fotografo normale? O preferisci essere un fotografo libero, anche di muoverti fuori dagli schemi? Se devo essere sincero, io preferirei non rientrare nella consuetudine, preferirei essere un fotografo anormale, che usa l'obiettivo che gli pare e esprimersi come gli pare. Oh, le foto sono le mie e non sono mie le tue. Se tu le fai a te, falle come ti pare a te, ma se le fai io, le fai come mi pare a me, ti pare? Allora, io sento il bisogno di fare questa riflessione sull'obiettivo normale, soprattutto come pretesto per riflettere sul significato di fotografare. Se fotografare significa scrivere con la luce, io voglio scrivere quello che mi pare normale, anormale, non mi importa di sbagliare, ma voglio decidere io cosa e come scriverlo. Perché dovremmo ascoltare chi ci dà soluzioni semplici per ottenere risultati certi? Capisco che quando si è all'inizio di qualsiasi percorso artistico sia molto rassicurante ascoltare delle formule magiche che promettono faville, ma l'unica cosa certa è che queste formulette ci guideranno verso la banalità, ma soprattutto ci allontaneranno da un'azione fondamentale per noi fotografi, la ricerca della nostra personale unicità. Vediamo quindi come alcuni autori se ne sbattano allegramente dei cliché utilizzando per i loro ritratti le ottiche che li fanno più arrapare. Prendiamo per esempio il primo ritratto che ci salta in mente, proprio il primo, la foto più famosa di Steve McCurry scattata nel 1984 con una vecchia FM2, che tra l'altro è una macchina alla quale sono molto affezionato perché mi ha accompagnato per diversi annetti analogici. Qui McCurry ha usato un obiettivo 105 mm, il motivo di questa scelta è molto semplice. Secondo te, dove voleva che si posasse l'attenzione dell'osservatore? Immagino sui grandi occhi verdi, con tutta la loro forza espressiva e poi sul carattere intenso di questo giovane volto. Probabilmente non era così interessato allo sfondo, se non per il suo colore verde, che si sposa alla perfezione con la complementarità del tessuto rosso. Con un obiettivo 105 ha così escluso elementi di disturbo che probabilmente non avrebbe avuto modo di eliminare se avesse usato un 50 mm. Con un 105 ha così potuto generare uno sfondo neutro e fuori fuoco che fa ben risaltare il soggetto. È senza dubbio una foto molto semplice. Quando ero all'inizio del mio percorso fotografico l'adoravo. Adesso tendo a preferire ritratti più articolati, continuando però ad apprezzare chi ha la capacità di toccare l'animo di un pubblico così ampio. Vediamo questo altro scatto di Steve McCurry, giusto per sottolineare il fatto che molti autori famosi non scattano i loro ritratti soltanto con un'unica focale. Supponiamo, non ne sono certo, che questa foto sia scattata con un 24 mm, comunque posso dirti che è scattata con un grandangolare. Qui la scelta dell'ottica sarà stata condizionata sicuramente dallo spazio in cui lo scatto è avvenuto, l'interno di un'automobile, uno spazio angusto. Ma presumo che la volontà di McCurry sia stata quella di utilizzare l'ambiente come veicolo di significato. Lo sportello dell'automobile, oltre che uno stratagemma compositivo, diventa lo spartiacque tra una situazione di comfort di chi è dentro, noi che stiamo osservando, e un mondo che sappiamo essere impoverito e che vorrebbe poter accedere nel nostro spazio per vivere con noi nell'agio. Ma Steve McCurry non dimentica di metterci al corrente che noi ci limitiamo ad osservare tutto questo attraverso un vetro, restando nella nostra zona di comfort e in sicurezza come fossimo allo zoo. Se in questo caso McCurry, invece di utilizzare un grandangolo, avesse usato un obiettivo 105 inquadrando solo i volti, magari avrebbe comunque ottenuto una bella foto, ma probabilmente non una buona foto. Perché? Perché avrebbe perso per strada il vero soggetto dello scatto, che probabilmente siamo noi che osserviamo, chiamati a trovare una risposta accettabile da dare allo sguardo interrogativo di quel bambino. Avrebbe perso il contenuto, la storia, il significato di questa foto. Tutto questo semplicemente sbagliando obiettivo. Vediamo alcuni ritratti del fotografo greco Platon, che non ha bisogno di presentazioni, ha praticamente fotografato quasi tutte le persone più potenti al mondo. Come puoi vedere, questi ritratti sono tutti scattati con un'ottica grandangolare. Se guardi un ritratto di Platon, capisci subito che è lui l'autore. Ecco uno scatto di Peter Lindbergh eseguito con un teleobiettivo, che usava spesso per scattare la moda, ma anche i ritratti.
Potrei continuare a mostrarti i ritratti di famosi autori per ore, con lo scopo di dimostrare una tesi che non ha bisogno di essere dimostrata, perché non è una tesi, ma un dato di fatto. I fotografi, che tutti noi conosciamo, quelli che hanno fatto la storia della fotografia, ma anche quelli che la stanno facendo oggi, scattavano e scattano i ritratti con tutte le ottiche disponibili sul mercato. Magari alcuni preferiscono un obiettivo piuttosto che altri, magari altri li usano tutti. Ma allora perché sentiamo spesso consigliare delle specifiche focali per il ritratto fotografico? Come per esempio l'85 mm che si sente consigliare spesso come l'obiettivo migliore per il ritratto. Vediamo quali sono le teorie a sostegno di questa tesi. L'85 mm ci consente di scattare un ritratto da una distanza naturale, senza invadere lo spazio del nostro soggetto. Ma scusami, ma se io invece lo volessi invadere lo spazio del soggetto? Ma se io volessi proprio toccare il mio soggetto? Se lo volessi spingere? Per anni ho seguito come assistente un fotografo piuttosto pazzo, che mi ha insegnato una cosa però importante. Osservandolo, ho capito che in certi casi è necessario interagire anche fisicamente con i soggetti, spingerli, provocarne una reazione emotiva. Quando l'ho accompagnato ad Hollywood per fotografare l'attrice Hilary Swank, il tempo che avevamo a disposizione, come spesso accade con personaggi famosi, era poco. Il fotografo, per portare a casa gli scatti necessari, ha utilizzato anche il contatto fisico per trascinare l'attrice nella direzione che voleva in pochi minuti. Ha letteralmente invaso il suo spazio. Attenzione però, non è che ti sto dicendo di prendere a sberle i tuoi soggetti, ma anche una mano su una spalla o una piccola spintarella possono creare il link emotivo giusto e provocare una reazione utile allo scatto. Poi, se c'è anche da prenderli a sberle, ah no, scherzo, questo no. Comunque, altra teoria sull'85 mm che lo farebbe preferire come la migliore ottica per il ritratto è questa. Con l'obiettivo 85 mm si ottiene un incredibile effetto sfocato dello sfondo, un bokeh eccezionale. Certo, indubbiamente ha una profondità di campo ridotta rispetto a un 50 o un 24 mm, ma fammi capire, siamo ancora qui a dire che la bellezza di una foto è direttamente proporzionale allo sfocato dello sfondo? Cioè, più lo sfondo è sfocato e più la foto è bella? Sovvoliamo sul fatto che questa è a tutti gli effetti una cazzata. Forse sarebbe meglio prima capire che la parola bella associata alla parola fotografia non ha nessun significato. La frase "questa è proprio una bella fotografia" potrebbe non voler dire assolutamente niente. Una bella fotografia può anche essere una foto banale. Invece una buona fotografia, una foto utile, non potrà mai essere banale. Dopodiché, una buona foto può anche essere esteticamente accattivante, ma come valore aggiunto. Intendiamoci, l'85 mm è un'ottima ottica, non sto dicendo il contrario, ma perché dobbiamo sempre relegare un genere fotografico a una specifica lente? Quali vantaggi otteniamo da tutto questo? Apro una piccola parentesi che però tocca l'argomento. Hai mai sentito parlare del gruppo F64 fondato dal fotografo Ansel Adams nel 1932? Il manifesto costitutivo del gruppo fu sottoscritto da questi 8 fotografi. Il nome F64 era una dichiarazione di intenti, stava infatti ad indicare un'apertura di diaframma che consentisse la maggior profondità di campo possibile. In parole spicciole, l'opportunità di ottenere tutta l'immagine a fuoco con massima nitidezza. Chiudo subito la parentesi perché sul gruppo F64 e sulla street photography dovrei farci un video a parte, ma quello che voglio dire è che, secondo il loro punto di vista, c'era un motivo valido per cui una fotografia dovesse essere tutta a fuoco. Volevano documentare il reale, allontanandosi dai dogmi del pittorialismo, ritenevano che qualunque manipolazione della fotografia l'allontanasse dalla verità, come se la rendesse meno pura. E chi sostiene che lo sfondo sfocato sia il top? Ha un motivo valido a sostegno di questa tesi? Perché se ce l'ha, allora spinga pure per un fuorifuoco a tutto gas, altrimenti io fossi lui qualche domanda e me la farei, perché in molti casi far leggere bene lo sfondo può aggiungere un grande significato alla fotografia. Cerchiamo quindi di tenere bella alta la guardia, di non prendere tutto quello che leggiamo come oro colato, domandiamoci sempre il perché stiamo scattando una foto. Se senti un forte bisogno di esprimerti attraverso un metodo che ti viene detto essere sbagliato, se questo bisogno che senti è così forte, magari è la tua unicità a trascinarti verso quel metodo. Forse il vero sbaglio in questo caso potrebbe essere quello di non ascoltare il tuo istinto. Fammi sapere il tuo pensiero nei commenti su questo argomento e se questo video in qualche modo ti è stato utile, mettigli un bel like e iscriviti al canale. Ti lascio anche il link alla mia newsletter in descrizione. Come ti dicevo, registrando ti riceverai subito il video dedicato alla composizione fotografica e ogni tanto ti manderò dei contenuti mirati e utili. Porca miseria, mi sono dimenticato di parlare dell'obiettivo normale. Vabbè, tanto ormai è tardi, ma comunque ne riparleremo con calma quando abbandoneremo i pregiudizi, o forse a quel punto non sarà nemmeno il caso di parlarne, perché potremo scegliere e perseguire liberamente qualunque obiettivo. Ci tieni ad essere avvisato quando posto i miei nuovi video? Niente di più facile, premi il tasto iscriviti del mio canale YouTube e poi clicca l'icona della campanellina.